Ciao a tutti amici di BCTV, bentrovati con questo nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Oggi siamo a San Paolo d'Argon per la presentazione del campionato italiano Under 23 d'Elite 2016 che si organizzerà a Comonte di Seriate con la regia del Team Colpac e del Team 2003. Con noi il presidente del Team Colpac, Beppe Colleoni. Questo è un sogno che si realizza. Beh, hai detto Paolo giusta, proprio un sogno che si realizza perché... E diciamo i rani, a parte che ho visto anche diversi italiani fatti altre parti così, e ho visto di quelli che organizzati in un certo modo, però dico, si realizza proprio in occasione dei 20 anni della memoria dei miei genitori e 25 anni della società La Colpa che ho appena fatto qua a gennaio. E quindi degli appuntamenti importanti da ricordare, che si ricordano con un evento davvero di grande prestigio, un evento che si inserisce in una stagione 2016 che sta regalando grande soddisfazione al Team Colpac, merito dei suoi ragazzi e di tutto lo staff. Sono già 26 le vittorie, davvero meglio di così non si poteva andare. Beh, diciamo questo qua è un dato di fatto, innanzitutto c'è un gruppo di ragazzi che io li vedo, alcune volte si filmano giù loro con i telefonini, poi mi mandano i video che si mettono a cantare sul pulmino, mette mano alle partenze, poi ma sono dei ragazzi bravissimi, non bravi, poi c'è l'armonia di gruppo, poi non parliamo diciamo di questa novità, di novità perché è una novità per me, Ghana, quel personaggio lì che... Quando parte ti fa paura, io l'ho visto su a Conegliano Veneto, pronti via, ha fatto 180 km di fuga e il finale era là davanti e tirava la volata con Sonny per far vincere con il suo compagno con Sonny, proprio perché sono ragazzi che vanno d'accordo fra di loro, non c'è rivalità fra di loro, insomma sono felicissimo, più di così non si ripeterà più, però intanto... Ce lo godiamo, dai. Eh sì, bisogna goderselo anche perché sono arrivate vittorie davvero di prestigio. Ha nominato Ganna, prima il mondiale in pista, l'inseguimento individuale, ma soprattutto la Parigi-Roubaix Under 23, penso che sia un altro bellissimo diciamo risultato. Che la Parigi-Roubaix mi è rimasta un po' a gozzo perché dico, beh, ma Michele mi fa, papà vai su, vai a vedere che è una corsa che verrai che è molto bella, a parte che lo vedevo dei professionisti, già la vedi che è una corsa massacrante. Averla vinta... Ragazzi, io ero giù a diciamo 20 miglia, fecero un matrimonio, una ricorrenza di un mio parente, ma quando mi hanno comunicato, sinceramente, io non avevo a dirlo, mi sono venuti anche meglio, anche mia moglie, idem, insomma, sono cose che ti colpiscono proprio dentro, ti fanno poi sentire... Ragazzi, sono grandi soddisfazioni e sappiamo la grande passione che Beppe Colleoni ha per il ciclismo e soprattutto per i suoi ragazzi. Ma siamo qui per parlare del campionato italiano degli Under 23 degli Elite. Ricordo le date 25 e 26 giugno nella circostanza della presentazione ufficiale che si è tenuta qui nello splendido scenario dell'abbazia di San Paolo d'Argon. E allora andiamo a vedere un servizio che racconta brevemente quello che è il percorso di questi campionati italiani, nello specifico è da Davide Orrico, corridore del Team Colpac Elite, che ha fatto per noi una ricognizione. Vediamo il servizio. Don't stop. Ciao a tutti amici delle due ruote, sono Davide Orrico, corridore del Team Colpac. Ci troviamo a Comonte, qui alle mie spalle il prossimo 25 e 26 giugno, rispettivamente sabato e domenica, si assegneranno le due maglie di campione italiano delle categorie Under 23 ed Elite. Ora insieme andremo ad affrontare i punti salienti della corsa e vi mostreremo il percorso, con la salita del Colle dei Passi da affrontare 9 volte. Ci vediamo sul percorso, ciao!
qui siamo al GPM del Colle dei Pasta, una salita abbastanza semplice di circa 2 chilometri, caratterizzata da una prima parte che è probabilmente quella più dura, dove le pendenze sono un po' più arcigne, poi abbiamo una parte centrale dove la strada tende leggermente a spianare, ma ci sarà da spingere un rapporto, e poi nella parte conclusiva, dopo i tornanti che danno un pochino di fiato, c'è da tirare su il 53 e spingere a tutta fino a qui dove ci troviamo noi, che termina la salita. Penso che la selezione maggiore nella salita verrà fatta qui negli ultimi 300-400 metri successivi ai due tornanti, perché c'è da spingere il rapporto. Il tratto che segue è un tratto abbastanza complicato, perché la strada non scende subito, ma è sono circa 2 km di vallonato, poi una discesa che è un po' particolare. I primi 2 km sono tutti da spingere, e arrivati solo una volta nell'abitato di Tribulina, da lì in poi la discesa è un po' più scorrevole e le velocità aumenteranno. Dopo Tribulina si torna sulla statale di Negrone, quindi lì la strada tornerà a essere pianeggiante, molto scorrevole, stradoni fino a tornare verso Pedrengo. Quello secondo me sarà il tratto decisivo della corsa, perché sarà difficile rientrare se ci si è staccati qui, e in caso di attacchi sarà complicato andare a chiudere, perché la strada è leggermente in falso piano e solitamente tira un vento contro, e quindi secondo me lì si deciderà la corsa. Amici delle due ruote, siamo tornati qui in via Dolomiti, arrivando da via Stella Alpina. Alle mie spalle c'è un parchetto, ma in occasione della gara verrà aperta e creata una nuova strada per consentirci di passare appunto qui, e dove poi sarà posto il traguardo. Ricapitolando, 9 giri del Colle dei Pasta di circa 19 km per un totale di 173 km. Come corsa io la considero una corsa abbastanza veloce, non troppo selettiva, ma come si dice sempre, tutto dipenderà da che corsa di tipo, da che tipo di corsa faremo. A mio avviso una corsa degli under 23 che sarà più controllata, in quanto le squadre principali come Colpack, Delio Gallina, Zalf e tante altre avranno interesse a tenere la corsa chiusa per poi arrivare magari a giocarsi uno sprint a ranghi compatti, mentre per noi Elite probabilmente sarà una gara più anarchica, perché essendo pochi corridori non si sa mai che tipo di gara uscirà. Comunque per ora vi ringrazio, ci vediamo il 25-26 giugno qui a Comonte Seriate. Ciao a tutti. Interessante, perché non è per velocisti, non è per scalatori, però sia gli uni che gli altri hanno la possibilità di poter vincere questa prova. La salita misura 2,5 km, l'ultimo passaggio è a 10 km dall'arrivo. Interessante perché è aperta a varie soluzioni. Il velocista se la deve guadagnare, uno scalatore deve cercare di sfruttare quei pochi chilometri che ha di salita, e i passisti dovranno cercare la fuga da lontano. E quindi pronostico apertissimo, incertissimo, e penso che per questo motivo sarà una bella prova. È un percorso non durissimo, particolare, nel senso un giro abbastanza lungo di quasi 20 km da fare 9 volte, quindi è un percorso che si può prestare a parecchie soluzioni. Sicuramente vincerà un corridore che avrà fondo innanzitutto, perché diventa una certa distanza di 174 km, quindi di conseguenza anche in prospettiva futura dei nostri appuntamenti primari un ragazzo che sicuramente potrà essere molto interessante anche per la prospettiva della maglia azzurra. Thank you.
E questo era il percorso dei campionati italiani Under 23 ed Elite. Ce ne ha parlato il corridore Davide Orrico, ma chi meglio del direttore di corsa Patrizio Lussana del Team 2003, che si occupa dell'aspetto organizzativo e tecnico di questa manifestazione, di questa bella corsa. Sicuramente due appuntamenti importanti, percorso medesimo per entrambe le gare, ma forse vedremo due gare diverse. Sì, praticamente è lo stesso circuito, sono 174 km, sono 9 giri da percorrere per entrambi le categorie, quindi la partenza sarà alle 12:30 sabato per gli under, quindi da Comonte dirigeremo verso Pedrengo, Pedrengo Scanzo-Rosciate, Scanzo-Rosciate toccheremo per la prima volta il semaforo di Torre dei Roveri, saliremo a sinistra Colle dei Pasta, discesa veloce su Tribulina, Negrone, di nuovo semaforo di Torre del Rovere, questa volta proseguiamo diritti, andiamo giù fino a Albano Sant'Alessandro, prendiamo la S42 verso Seriate, prima sotto il ponte dell'Iper per chi lo conosce, poi sopra il ponte dell'Iper, arriviamo davanti al metro dove lì apriremo una strada apposita per poter transitare tutte le volte sotto il traguardo, e il traguardo sarà a posto praticamente quasi davanti a casa del Beppe Colleoni, quindi 9 giri per entrambe le categorie, tutte e due partenze alle 12:30, sicuramente saranno due gare diverse pur avendo lo stesso percorso, perché gli under partiranno molto di più in una categoria diversa, le squadre sono più organizzate e niente, come hanno detto i ragazzi, sarà una gara aperta un po' a tutti. Il giorno dopo magari sarà un po' più difficile perché essendo meno corridori in partenza, quindi può essere che magari ci sia una fuga da lontano che vada all'arrivo, e comunque vedremo, vinca il migliore. È un grande impegno, quindi una gara che toccherà, l'ha nominati prima, diversi paesi, sarà tanto l'impegno degli uomini che il Team 2003 metterà in campo, quante saranno le persone impegnate e qual è l'impegno del vostro team? Ma tutte quelle che lavoreranno alla gara, che si vedono o non si vedono, saremo più o meno quel giorno lì, avremo 200 persone, io, l'Antonio e i miei collaboratori Mologni, perché la direzione corsa saremo in quattro per gara, io Mologni, la Mara e lo Stefano Ravanelli, e il giorno dopo sempre io Mologni, Stefano Jochen e lo Jochen Trapletti e Marcello Bertossi. Sono 200 persone più o meno tra motociclisti e autisti, saranno su tutti i bivi, abbiamo calcolato con il Claudio di mettere più o meno dalle 80 alle 90 persone, quindi quel giorno lì, quei due giorni lì, vedremo tutto il percorso sicuramente in sicurezza, e poi speriamo nel tempo che migliori e niente, tanto sacrificio, tanto lavoro, siamo partiti da lontano, io e Antonio, e il giorno si sta avvicinando e ci siamo al 90%, quindi aspettiamo i due giorni. E sicuramente ci sarà da divertirsi e anche da lavorare tanto. Antonio Tori, presidente del Team 2003, con Patrizio Lussana abbiamo parlato un po' di quelli che sono gli aspetti tecnici del percorso, visto che ci seguono anche diversi atleti e società, magari possiamo dare anche qualche nota in più sul programma di questi due giorni, sulle verifiche licenze, queste cose che sicuramente sono informazioni utili per tutti. Sì, la verifica licenze sarà ospitata alla Casa dello Sport del Comitato Provinciale di Bergamo, verrà effettuata il giorno venerdì, quindi la vigilia delle due corse, venerdì pomeriggio dalle 14 alle 16 faremo la verifica licenze di entrambe le categorie, alle 16:30 con la direzione corsa, il collegio di giuria e la struttura nazionale ci sarà la riunione tecnica per definire un po' quelli che saranno tutti i dettagli dei due giorni. Quindi per quanto riguarda la vigilia il lavoro terminerà qui e poi si partirà con la fase agonistica sabato e domenica, sarà ritrovo presso il centro sportivo di Comonte di Seriate alle 11 e la partenza di entrambe le corse sarà alle 12:30. E so che Comonte si sta organizzando anche per ospitare i tanti appassionati che arriveranno per vedere queste gare. Sì, perché ci sono diverse concomitanze, come già anche sottolineato il primo cittadino, c'è la festa dello sport che è un appuntamento ormai tradizionale del mese di giugno da parte della Polisportiva Comonte, quindi ci sono veramente tanti impegni e contiamo anche nell'afflusso di molta gente, bisognerà lavorare perché tutto proceda e si concluda nel migliore dei modi. Prima di parlare ancora di campionati italiani di Comonte, andiamo avanti con BCTV, abbiamo una serie di servizi delle gare che si sono svolte nell'ultimo weekend e vediamo un treno di servizi tutti uno dietro l'altro. Ecco le immagini.
Poker stagionale per il veronese Giulio Masotto della Cipollinia Sali Stephen, che domenica si è imposto allo sprint sul traguardo di Ghisalba nel Bergamasco, dove si è corsa la 56esima Coppa Canonico Cossali. Completano il podio il bresciano Michele Gazzoli dell'Aspiratori Hotel e il compagno del vincitore Luigi Peroni. Alla partenza si schierano 134 concorrenti, tra loro alcuni dei migliori velocisti del panorama nazionale degli juniores. Il tempo di abbassare la bandierina e subito la pioggia inizia ad accompagnare i corridori e a sprazzi bagna per tutto il suo svolgimento la corsa. Inizialmente sono previsti 5 giri completamente pianeggianti, prima del finale verso la salita di Gandosso e il ritorno a Ghisalba. Nel corso del secondo giro allunga una coppia al comando, sono Leandro Masotto della Cipollinia Sali Stefane e Luca Colleoni del team Giorgio. I due raggiungono il vantaggio massimo di 42 secondi. All'inizio del quarto giro, all'inseguimento della coppia di testa, si pongono Matteo Zanoletti e Giovanni Cappella, entrambi della scuola ciclismo Cene, ma il loro tentativo non va a buon fine. Sono altri i corridori a riuscire ad agguantare la coppia di testa e diventano in 11 a condurre la corsa. Si tratta di Luca Colleoni ed Ettore Gualdi del team Giorgi, Lorenzo Davini della Trevigliese, Giovanni Cappella del Cene, Marco Pappalardo Sissio Team, Pasquale Abenanti e Raffaele Ciorlano dell'Aspiratori Otelli, Leandro Masotto della Sali Stephen, Marco Giangolini dell'equipe corbettese, Federico Boffelli e Nicola Vezzola della Capriolo. Al chilometro 65 i battistrada hanno 1 minuto e 42 secondi di vantaggio sul gruppo. Le carte si rimescolano sulla salita verso il GPM di Gandosso quando il gruppo dei migliori torna compatto. Va all'attacco il siciliano Giuseppe Amato della Multicara Mauro Palazzago, che riesce a scollinare davanti a tutti. Con lui provano ad allungare anche Michele Merlin della Cipollina Sali Stefane e Filippo Conca della Massi Supermercati, ma tutto si decide allo sprint con Masotto che mette in fila Gazzoli, Peroni, Furlan, Pini, Ragnoli, Davini, Agosti, Covi e De Micheli. Ascoltiamo la soddisfazione del vincitore. È stata una gara molto combattuta, subito nelle battute iniziali eravamo sempre presenti dentro le fughe, poi nella salita finale abbiamo mantenuto un ritmo regolare, siamo scognati con i primi, in discesa era molto tecnica, cioè, perché era pieno di sassolini, di terra, non era molto facile tenere, avere una buona velocità. Poi negli ultimi 10 km abbiamo fatto un ottimo treno e nel finale abbiamo solo finito il lavoro che mi hanno cominciato i compagni di squadra. Dedica. Dedichiamo a tutta la squadra, al DS Nicola Minali e a tutti. Che fosse in forma lo si era già visto al campionato provinciale di Bolgare, così come a Pavia, dove ha infilato Samuele Manfredi, uno dei migliori allievi d'Italia. E anche domenica Davide Persico ha confermato il suo stato di grazia facendo suo il 21esimo trofeo Comune di Casazza. Il portacolore della Valseriana Albino ha messo in fila i rivali sul muro del Castello di Mologno, riuscendo a guadagnare quei 50 metri decisivi per filare tutto solo al traguardo, precedendo Marcello Mazzoleni e Imad Sekkak. E fare la differenza sull'impegnativo, ma breve, strappo conclusivo non è da tutti. Nelle precedenti edizioni né Previtali, né Rostostev e nemmeno Begnoni erano riusciti nell'impresa di scavare il solco. Insomma, una gara d'applausi per il quindicenne di Cene, assoluto protagonista di una prova a cui hanno preso parte 71 allievi. Un po' pochi per l'appuntamento organizzato da Luci Casazza, che ha forse pagato la concomitanza con altre due gare in Lombardia. Ma, proprio per il numero ridotto di partecipanti, si è assistito a moltissimi attacchi. Lungo le tre tornate intorno al lago di Endine ci hanno provato Fabio Chiodini, Imad Sekkak e Samuel Nova, scattati al 26esimo chilometro in vista del Gran Premio della Montagna di Monasterolo del Castello. Una volta ripreso il trio è stata la volta di Andrea Macchi, Marco Vergani, Marco Costa e Marco Colombo, a cui è stato esposto il semaforo rosso. Nessuno spazio nemmeno per Davide Persico, Cristian Proserpio, Fabio Chiodini, Andrea Figini e Mario Meris, riagguantati un paio di chilometri dopo l'ultimo passaggio sul Gran Premio della Montagna di Monasterolo. L'ultima sortita è stata promossa a 6 km dal traguardo da Nicola Bordoli, team Giorgi, Luca Ciocca, del Palazzago Poker, Giovanni Zarbà, dall'Almenno e il solito Figini, dal Veloclub Sovico, il cui tentativo di anticipare il muro del castello è stato vanificato dal gruppo. Così, come da tradizione, la gara si è decisa lungo gli 800 metri della salita di Mologno, dove a fare la differenza è stato Persico, bravo a gestire anche la picchiata su Casazza e a mettere in bacheca così il quinto successo stagionale. A 3 secondi dal vincitore ha chiuso Marcello Mazzoleni, con Imad Sekkak che ha preceduto allo sprint Fabio Chiodini, Roberto Pasta, Luca Cretti e Sergio Meris.
Hanno completato l'ordine d'arrivo Samuel Nova, Cristian Proserpio e Alessandro Prato. E ora andiamo a sentire le parole di Davide Persico, alla terza vittoria in altrettante settimane. Sì, è stata una gara abbastanza dura con gli strappi sul lago, poi agli ultimi giri è partita una fuga, sono andato a chiudere. All'ultimo strappo ho cercato di andare via, sono riuscito e muto dietro Mazzoleni, ma poi ho cercato di staccarlo e sono riuscito ad arrivare all'arrivo. Come l'hai impostata la salita? Abbiamo visto che c'è stato un attacco di un atleta del Sovico e tu hai risposto abbastanza prontamente. Sì, all'inizio ho cercato di farlo prendere un po' di vantaggio perché sapevo che poi il pezzo duro era sopra. Poi sul pavé ho cercato di aumentare e sono riuscito a staccarlo. Gloria Scarsi della Valcar PBM e Valentina Vighi dell'Enjoy Bike sono le vincitrici del Memorial Lorenzo Ganassin, secondo trofeo Cicli Maggioni. Il programma gare si è aperto con la corsa per esordienti, al via 59 atlete, tanti tentativi di scatto come quelli di Giada Geroli, Emma Redaelli, Chiara Burcheri, ma la zampata vincente invece è quella di una splendida Valentina Vighi, esordiente primo anno, cui va il merito di aver vinto per distacco una gara pianeggiante. Alle spalle della vincitrice si piazzano Aurora Mantovani del Busto Garolfo, Greta Tebaldi della Polisportiva Bolgare e Giada Geroli, anch'essa del Busto Garolfo. Il quinto posto di Sara Fiorin consente alla portacolori della Cicli Fiorin di conquistare il titolo provinciale di Monza e Brianza. Gara movimentata anche quella delle allieve, ma alla fine tutto si risolve con la classica volatona finale. A vincere la sua sesta gara stagionale, ancora una volta Gloria Scarsi, che con un colpo di reni alla meglio su Giada Capobianchi della Cicli Fiorin Cycling Team secondi e su Silvia Magri della Cadorago terza. A seguire Chinelli, Corino, Zanetti, Toffanin, Molinari, Gai e Santi. Ecco le interviste di Fabiano Ghilardi alle due vincitrici. Gloria Scarsi, complimenti, ancora una vittoria in volata. Ti confesso che ho perso il conto di quante vittorie hai conseguito in questo 2016. Raccontaci com'è andata. Ma è stata una gara tirata, ho provato ad andare in fuga due o tre volte, però ci hanno ripreso e niente, all'ultimo giro mi sono tenuta per la volata ed è andata bene. Valentina Vighi, complimenti, prima vittoria a Cesano Maderno, prima vittoria della tua carriera, raccontaci com'è andata. Beh, all'arrivo siamo scattati in cinque, però poi non ce l'hanno fatta, però poi sono partita ancora e l'ho tenuto fino alla fine e ce l'ho fatta. Torniamo a parlare di campionato italiano Elite Under 23 2016 a Comonte di Seriate. Sono con noi due corridori del Team Colpack, Simone Consogni alla mia sinistra, Filippo Ganna alla mia destra. Partiamo da Simone Consogni, per te è una stagione che sarà molto lunga perché ci sono tanti obiettivi, in particolare uno verso fine stagione, magari poi ne parleremo più tardi, ma quello del campionato italiano in casa sicuramente è un obiettivo importante per te. Sì, sicuramente è un obiettivo molto importante, sin da quando è uscita la notizia tutti noi abbiamo pensato che era una bella occasione per dare una grande soddisfazione al nostro presidente Beppe Colleoni, che come ogni anno ci permette di praticare questo sport e di, diciamo, cercare di raggiungere il nostro sogno, che è passare professionisti. Personalmente ce l'ho già fatto, ho già un contratto in tasca, però guardo questi campioni italiani con la voglia e la speranza di far bene, ecco. E poi dicevamo prima, comunque una stagione lunga, c'è un altro grande obiettivo che è quello del mondiale, quest'anno sarà a ottobre, sicuramente dopo l'amaro dello scorso anno a Richmond, la voglia di riprovarci e di magari provare a prendersi quella medaglia d'oro che l'anno scorso è mancata davvero per pochissimo. Ma sì, la stagione è lunga anche perché a febbraio abbiamo partecipato a un altro campionato nel mondo su pista e penso che Filippo si ricordi bene. Io personalmente sono stato davvero contento perché siamo riusciti a siglare il nuovo record italiano nel quartetto e abbiamo sfiorato una medaglia, penso, storica per l'Italia nel quartetto. E sì, questo a ottobre ci saranno i campionati mondiali a Doha e un obiettivo importante, diciamo, ecco. Adesso il percorso è abbastanza totalmente pianeggiante, l'unica insidia sarà il vento, quindi sarà una corsa difficile tatticamente anche quella.
E li ha nominati poco fa Simone i campionati mondiali in pista, Filippo Ganna, che quest'anno ha vinto il mondiale dell'inseguimento individuale, poi è arrivata la Parigi-Roubaix, stai un po' scrivendo la storia anche del ciclismo italiano quest'anno. Ti aspettavi una stagione davvero così importante? No, di sicuro ero venuto qua senza aspettative, nel senso io a inizio anno avevo chiesto già alla squadra, sapendo che andavano a fare la Roubaix, di partecipare. Era un obiettivo che mi ero posto io e sono riuscito a portarlo a casa. Come d'altronde il mondiale, dove bisogna dire veramente grazie a Marco Villa, perché ha fatto veramente una stagione invernale al top. E niente, dai, puntiamo adesso a questo italiano, cerchiamo di fare bene e portare i nostri uomini il più avanti possibile. E sicuramente ci sarà da faticare, perché il percorso è particolarmente impegnativo. Andiamo avanti con BCTV. L'ultimo servizio di questa settimana è un riassunto dei principali risultati di altre gare che si sono svolte nell'ultimo fine settimana. Vediamo le immagini. La Colpack vince ancora l'autodromo di Monza, con Francesco Lamon che sabato è sfrecciato davanti a Gasparrini e al compagno Minali. Cinquina della Opla Petroli Firenze a Mastromarco e prima vittoria per Lorenzo Fortunato, mentre Marco Maronese della Zalf beffa i Colpack con Sogni e Minali a Gessate. Tra gli juniores questa settimana segnaliamo la vittoria di Andrea Barbierato della GB Junior Team al Giro della Brianza di Olgiate Molgora davanti ad Aldo Cogliati e a Tommaso Bramati. E poi la doppietta firmata da Andrea Innocenti del team Franco Ballerini, che sabato ha vinto la cronometro di Sant'Angelo di Gatteo e domenica si è imposto a Grignano. Per il ciclismo femminile, oltre ai successi dell'under Silvia Persico, della junior Greta Marturano, dell'allieva Vittoria Guazzini e dell'esordiente Noemi Lucrezia Renita nella giornata rosa di Corridonia nelle Marche, ci piace segnalare l'importante successo di tappa ottenuto dalla trentina Letizia Paternoster in Germania in una prova di Coppa delle Nazioni Donne Junior. Assegnati a Courmayeur i tricolori del cross country, i nuovi campioni italiani sono tra gli elite Daniele Braidot ed Eva Lechner, tra gli under 23 Gioele Bertolini e Chiara Teocchi e tra gli juniores Matteo Cucchi e Martina Berta. E siamo giunti a conclusione con questo appuntamento con BCTV. Nel frattempo qui con me anche il mio collega amico Valerio Villa, sarà quello di Comonte un campionato italiano importante per gli elite under 23, ma per BCTV saranno davvero settimane importanti, perché avremo altri eventi tricolori da seguire. Davvero un bel impegno, se magari ci vuoi dire quello che faremo in questi mesi. Sì, è un bel impegno, ma per il ciclismo italiano è la grande festa del ciclismo italiano, ci sono i campionati italiani. Andiamo in rapida sequenza: 19 giugno Solbiatarno, campionato italiano degli junior maschi, un campionato italiano meraviglioso, seguiremo in diretta live su Facebook verosimilmente, poi le consuete immagini, e quindi già lì grande appuntamento. E poi 25-26 doppio appuntamento, uno se ne ha parlato ampiamente, qua davvero è un italiano fantastico, non sai se vincono velocisti, scalatori, finisseur, boh, chi lo sa, solo 6, l'hai sentito, solo 6 per squadra, quindi è anche duro a tenere unita la corsa. Quindi qua con Monte di Seriate, e poi io e Roberto Maio saremo ad Alfa Boario Terbens, perché correranno i professionisti maschi, donne elite, donne junior, e seguiremo. Davide Tibaldi farà lo speaker al meeting di Alba dei Giovanissimi. Sì, noi abbiamo il privilegio di poter seguire questi campionati italiani, ma la grande soddisfazione del vedere crescere questi atleti. Ne abbiamo visti tanti oggi tra gli under 23 che abbiamo visto praticamente da giovanissimi, ed è una grande emozione. Sicuramente. Quindi un mese tricolore per BCTV, ma per tutto il ciclismo italiano. Hai detto bene, è un privilegio, un onore poter seguire questi eventi e poterli raccontare a tutti gli amici a casa che ci seguono sempre con tanta passione di settimana in settimana. E allora l'appuntamento è per la prossima settimana con una nuova puntata di BCTV. Un saluto da Giorgio Torre e da Valerio Villa. Ciao!